Non so se avete notato anche dello scorso video, ma ho aggiunto il disegno di Olaf di Frozen perché sì, è troppo bellino. Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video dove vi dico tutti i libri che vorrei leggere in autunno-inverno. Alcuni libri ce li ho già a casa, altri invece no. Per questo turno sto pensando di leggere La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi per Halloween, più che altro perché so che Carrisi scrive di questo genere. Mi piacerebbe tantissimo perché sarebbe anche il mio approccio a Carrisi. Poi sicuramente voglio recuperare Il Trono di Spade. Ora sono al terzo volume, l'ho già iniziato quest'estate, però poi mi sono fermata per leggere altro. E quindi vorrei continuare il terzo Il Trono di Spade per poi ovviamente comprare anche gli altri, perché ovviamente io sono fissata che devo leggere i primi libri e poi guardarmi film e serie TV, quindi sono ferma alla seconda stagione di Game of Thrones e sta là tipo non si sa quanto tempo, quindi io adesso devo solamente recuperare tutti i libri e poi recuperare la serie TV. Vorrei leggere tantissimo Mr. Mercedes di Stephen King e ovviamente recuperare anche il secondo e il terzo perché ho visto la serie TV, cioè sto guardando la serie TV perché ora è in onda la seconda stagione, mi è piaciuta tantissimo, quindi io ovviamente ho regalato questo libro a mia sorella per il suo compleanno per poi in realtà leggerlo anch'io. Ovviamente anche mia sorella è fan di Stephen King e quindi si è fatta regalare anche un altro suo libro che anch'io vorrei leggere tantissimo, cioè 22-11-63, che sta leggendo mia sorella. So che c'è anche una stagione su questo libro. Ricordo di aver visto solo la prima puntata, poi l'ho lasciata lì perché non mi ricordo neanche per quale motivo. Quindi recupero il libro e poi recupero anche la serie di TV. Poi, ultimo libro per quest'autunno è La prima regola del mago di Terry Hodkind o Hodkind, non lo so, della serie La spada della verità. Allora, ho già iniziato questo libro, infatti sarà penso il primo libro che leggerò in questo autunno. Ho già anche il secondo, quindi leggerò questo e poi subito dopo il secondo per poi passare a tutti gli altri. Ora purtroppo, passando ai libri che vorrei leggere poi in inverno, quindi intorno a novembre, dicembre, gennaio, non ho nessun libro cartaceo da farvi vedere. Comunque, molti di questi li conoscete già perché sono tipo molto famosissimi, sì. Il primo ovviamente Origin di Dan Brown perché vorrei finire la storia, diciamo, di Robert Langdon perché lo adoro. Ho già letto tutti quanti gli altri libri su Robert, quindi mi manca solo Origin. Ho sentito parlare non proprio bene di questo libro, però non fa niente, ho visto tipo in libreria che c'è la versione da 7,90 euro, quindi praticamente spendo solo 8 euro invece. Quindi se magari fa schifo ho speso solo 8 euro invece di 25. Secondo è Caraval. Lo so che arrivo molto in ritardo a leggere questo libro, che mi pare che a breve dovrà uscire anche il secondo, però vabbè, meglio tardi che mai, quindi ne ho sentito parlare bene, quindi perché no? Poi, altro libro che recentemente ho sentito parlare benissimo, probabilmente da tutti, è Il Sognatore, quindi sì, lo leggerò. Diciamo che già avevo pensato di leggerlo anche quest'estate, però c'è stato ovviamente il video di Mirko Smith, che ha fatto un video bellissimo, soprattutto lo short movie che ha fatto lì come intro del video, che è stato tipo bellissimo, ragazzi, ve lo linko, dovete andarlo a vedere perché è veramente meraviglioso, che mi ha spinto a volerlo leggere. Diciamo che è stata la causa scatenante.
della mia decisione a leggere Il Sognatore, perché devo averlo dopo quel video, io devo averlo perché voglio capire anche gli scritti di tutti quanti gli altri, ecco. Anche se qualcuno non ha parlato bene di questo libro, però non me ne importa, ok? Poi gli ultimi due libri di Glenn Cooper mi mancano. Debito ai figli di Dio. Io adoro Glenn Cooper, questi due mi mancano, non so perché mi sia fatti mancare fino adesso, però diciamo che ora è tempo debito di recuperarli. Poi come ultimo libro, perché sennò poi non so come farò, è Il Taglio di Dio di Jeffrey Deaver, che è l'ultimo romanzo che ha pubblicato. È stato pubblicato il 4 settembre, quindi io devo comprarlo e leggerlo subito, perché ovviamente come Glenn Cooper io praticamente Jeffrey Deaver lo adoro, quindi non mi perdo nessuno dei suoi libri, quindi ora non mi farò perdere neanche questo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. In descrizione c'è il mio profilo Instagram se mi volete seguire, e ci vediamo alla prossima, ciao!